uscita dalla cassa integrazione, part-time ed organizzazione del lavoro. Al centro del primo confronto tra il nuovo amministratore di Salerno Pulita, Antonio Ferraro, nominato dall'assemblea dei soci della partecipata del comune capoluogo, e di sindacati. Le organizzazioni dei lavoratori hanno ribadito le loro preoccupazioni, che saranno approfondite in un secondo incontro organizzato per la prossima settimana. Per Ferraro quindi un incontro interlocutorio. È stato un primo contatto assolutamente interessante, perché alcuni già li conoscevo, ma poi ho avuto il piacere di conoscere gli altri. Mi sembrano delle persone assolutamente ragionevoli, con i piedi per terra, che hanno condiviso un progetto portato avanti dall'amministrazione, e che chiaramente non è il cambio di un amministratore che fa spostare o meno la definizione del progetto assunto. La prima priorità è quella di capire bene quali sono le problematiche dell'azienda, se ce ne sono, e di verificare le condizioni per continuare sul percorso che è stato tracciato, che individua una possibilità di realizzazione di performance decisamente superiore. A preoccupare alcuni sindacati anche i timori su possibili privatizzazioni o affidamento ad altre ditte di parti delle lavorazioni del ciclo rifiuti, un aspetto sul quale Ferraro prima si è detto possibilista, salvo precisare subito dopo la sua posizione. Esistono anche delle possibilità di sinergia tra le varie aziende partecipate, e questo è chiaro, se uno ha avuto la possibilità di visitarle un pochettino tutto, può più facilmente individuare delle possibilità di sinergia che contribuiranno a migliorare l'economia di tutto. Può darsi che ci sono alcuni servizi che possono essere svolti da una società che è più strutturata piuttosto che un'altra. Ok, il rischio che hanno paventato alcuni sindacati era quello di un possibile spacchettamento, dopo tutta questa faticosa procedura invece di compattamento del ciclo, per esternalizzare alcuni rami, insomma, del ciclo. A me non l'ha detto nessuno.